Abbiamo qui con noi Dario De Itta, bassista del So Cool Quintet. Com'è suonare con Gegé Telesforo? Gegé, oltre che un straordinario insomma, showman, cantante, intrattenitore, è anche un amico, per cui diciamo, è difficile dire, è un divertimento ogni volta, sul palco e fuori, per cui è sempre, diciamo, non pesa quasi mai nulla, anche quando abbiamo delle situazioni molto difficili, sai, per il suono, per il freddo nei catrini come stasera, insomma, riusciamo sempre a divertirci. E quali emozioni si provano durante un concerto con lui? Perché ci sono, si passa dall'energia a situazioni ecco, anche un po' più soft. È difficile insomma di parlare delle emozioni che può dare la musica, perché non sono raccontabili. Sì, non sono raccontabili, diciamo che c'è una sorta di comunicazione, cioè una sorta di dialogo senza le parole. Questa è una magia che probabilmente solo la musica come forma d'arte credo possegga, per cui ecco, c'è un dialogo che può andare dal divertimento anche a delle cose invece un po' più intime, più serie, più impegnate, diciamo, dai. Siamo qui con Max Jonata, sassofonista ecco, definito dallo stesso Telesforo come una leggenda vivente ecco, del sassofono. Come avevo chiesto a Dario De Itta, ecco, che cosa si prova a suonare con Gegé Telesforo? Beh, che cosa si prova? Io, quando ero, come tutti noi, penso anche te, insomma, da ragazzo seguivo Doc e non immaginavo mai di poter essere al suo fianco un giorno su un palcoscenico. Si prova un'emozione unica, perché è una persona che ha un bagaglio di esperienza in questo campo artistico in generale, veramente a 360 gradi, enorme, per cui ogni sera riesce a comunicarci qualcosa a noi dal palcoscenico per poi trasferirla al pubblico. Quando suoni sembra quasi che sei un tutt'uno con il tuo sassofono, come se fosse la tua anima che emergesse attraverso il sassofono. Questa è l'impressione che mi hai dato. Credo che sia. Sono felicissimo di questa cosa che mi dici, perché uno degli obiettivi che Sonny Rollins predicava era, diceva, a volte io abbandono l'uso della mente e delle dita sullo strumento e lascio che sia quasi la musica da sola a suonare, come se il sassofono diventi il prolungamento della mia anima. Questo dicevano, quindi se mi dici questo io sono assolutamente lusingato, non credo di essere degno di questa cosa. Hai anche una carriera da solista, da poco uscito questo tuo disco 10, ecco, ci vuoi dire qualcosa a riguardo? Ma senz'altro, 10 è un punto di partenza, anche se in realtà è un punto di arrivo, perché l'ho intitolato così perché festeggio i miei primi 10 anni di musica, anche se mi vedete così cresciuto, insomma io sono un novellino, perché ho iniziato solo 10 anni fa, perché ho cominciato appunto tardi a fare questo lavoro. Sì. Grande musica stasera al Cineteatro Mangiatordi qui ad Altamura con un grande protagonista del jazz italiano, ma non solo. Siamo qui con Gegé Telesforo e buonasera Gegé. Buonasera a te, grazie. Bentornato in Puglia dopo grazie. Questo grande successo che hai avuto in terra cinese. Sì. Che cosa ti sei portato dietro da questa esperienza? Dall'esperienza cinese? Ma insomma io sto molto bene quando vado lì, non era la prima volta per me in Cina, però è stata la prima volta con il mio quintetto e a proporre jazz, perché ci sono stato lì per quasi un mese facendo spettacoli in tutta la Cina col mio amico Renzo Arbore. E poi però ci sono tornato adesso col quintetto e mi sono divertito molto, perché ho trovato nei cinesi una grande energia, entusiasmo e grande curiosità nei confronti del jazz e della buona musica. È come se improvvisamente si fossero rotti degli argini e invece dell'acqua, come quella che ha portato lo tsunami in Giappone, arrivasse l'arte, la bellezza, la musica, la cultura. E quindi, siccome quello è un mercato in grande espansione e la bellezza e la cultura
stanno prendendo il sopravvento, allora ci sono molte cose che si possono fare, secondo me. Quindi non dobbiamo sottovalutare un grande paese come la Cina, non solo per gli scambi commerciali fra imprenditori, ma anche per la cultura, perché è un paese che ne offre tantissima di suo, un paese antico e soprattutto forse più di noi i cinesi sono rispettosi di quello che hanno, noi un po' meno. Siamo talmente abituati a vivere in mezzo all'arte, alla cultura, a monumenti, a cose che forse neanche ci meriteremmo oggi, perché come vedi molto spesso la nostra noncuranza fa sì che queste cose vadano a male e in rovina. E poi le sminuiamo un po'. Credo che, per esempio, se gli Stati Uniti avessero avuto tutta la nostra bellezza, la nostra cultura, sai che cosa avrebbero combinato? Noi invece facciamo tutto il contrario. Però siamo fatti così, abbiamo anche noi i nostri lati positivi e il nostro bello. D'altra parte il paese è bellissimo, se no veramente ce ne andremo tutti quanti, no? Qual è l'idea, o meglio l'anima, che è alla base di questo progetto di So Cool? Ma io credo che alla base, come di tutte le cose che faccio, quando penso alla musica, a una produzione discografica e a un concerto, c'è la cosa di essere sinceri con se stessi e quindi con il pubblico. Io non ho mai fatto musica con secondi fini, non lo so, per motivi commerciali, sfacciatamente, ho sempre fatto quello che sentivo. E evidentemente, maturando, il linguaggio della musica un po' si semplifica, perché ti iniziano a piacere delle cose che magari da ragazzino snobbavi un po', perché quando ero più giovane mi piacevano cose più complicate, mi piaceva sperimentare, cercare di andare oltre con la tecnica. Oggi invece cerco di fare meno note, tutti quanti, è l'obiettivo di questa band, di fare meno note, ma di fare le note giuste, come dicevano alcuni grandi maestri. Ed è quello che facciamo, siamo curiosi e cerchiamo ogni giorno di imparare qualcosa l'uno dall'altro, ma soprattutto suonando anche in giro. Insomma, nella musica non c'è mai un punto di arrivo se si è curiosi e si ha rispetto per la musica. Bisogna studiare, darsi sempre da fare, tenersi sempre in allenamento e suonare bene. Gli impegni futuri, ecco, di JJ Telesforo insieme ai ragazzacci? Beh, insieme ai ragazzacci ancora tanti concerti di qui alla fine dell'estate, poi senz'altro entreremo in studio per registrare un nuovo capitolo, sempre col quintetto e qualche ospite speciale, e poi vedremo, insomma ci sono un po' di proposte anche per cose televisive, radiofoniche, però in questo momento sono molto concentrato sulla musica. Sinceramente, quando poi parlo di musica in televisione ci resto un po' male, perché vogliamo sempre mediare fra fare la televisione e fare la musica, e allora le due cose non vanno molto d'accordo. Come vedi, per fare televisione bisogna fare i reality show, portare i nuovi talenti, e come cioè, i professionisti non se ne vedono in TV, è un vero peccato, con tanti bravi musicisti e artisti che abbiamo in Italia non si vedono. E in radio c'è un po' di stallo, le radio si somigliano un po' tutte, questo è un vero peccato, perché abbiamo tanti professionisti con un bellissimo gusto. La verità è che la musica in radio non viene scelta da chi poi la presenta, viene scelta da altre persone che a volte, in molti casi, non hanno molto a che fare con la musica, ma più con il marketing e con i soldi, e quindi sono delle scelte di vita. Spero che un po' cambi questa tendenza, ecco. Lo speriamo anche noi attendiamo ovviamente notizie di JJ Telesforo. Intanto lo ringraziamo di essere stato ospite dei nostri microfoni di Italia 3. Grazie a voi, grazie, molto giusto. Grazie.